Ciao a tutti da Android Pit, oggi siamo qui per osservare più da vicino il nuovo Samsung Galaxy Note 4. Come potete osservare, nonostante il display non sia cambiato in dimensioni, i colori sono molto più vivaci e brillanti. Tra le caratteristiche più interessanti, che vedremo più avanti, ci sono tutte le nuove funzioni della S Pen, che grazie al software aggiornato riconosce la scrittura in modo molto più veloce. Passiamo al design. Come potete notare, il telaio è in metallo rispetto al Note 3, con rifiniture brillanti. I tasti sono tutti al loro posto, in basso ritroviamo la S Pen e ben due microfoni. In totale sono tre, l'altro è lungo il lato superiore. Una volta tirata fuori la S Pen, viene avviato automaticamente il menu di Air Command. La scocca posteriore rimane molto simile a quella del predecessore, il Note 3, con un design in finta pelle, anche se leggermente meno invasivo. Notiamo infatti che non ci sono le cuciture laterali. Ritroviamo inoltre sulla scocca la fotocamera e sotto di essa il flash LED e il sensore del cardiofrequenzimetro. In basso troviamo, come nel Note 3, lo speaker. Lungo il lato superiore invece c'è il sensore ad infrarossi, il terzo microfono e il jack delle cuffie. Il design vediamo che forma una curva intorno al jack delle cuffie molto elegante. Come per il Galaxy S5 e anche il Note 3, la scocca posteriore è rimovibile ed è leggermente flessibile. Sotto di essa ritroviamo la batteria, lo slot per la micro SIM e quello per la micro SD. Per quanto riguarda il software, il Note 4 sfoggia Android 4.4.4, che verrà sicuramente aggiornata ad Android L. Per quanto riguarda l'interfaccia, ritroviamo invece TouchWiz e tutte le novità introdotte con l'S5. Naturalmente, grazie ad un processore più potente e i 2,7 GHz di clock, il riconoscimento del software è molto più veloce, soprattutto nelle nuove funzioni della S Pen. Grazie alla potenza del processore, il riconoscimento della scrittura è molto più veloce e preciso. E come vedete, ad ogni movimento non corrisponde alcun lag o rallentamento. Tra le novità più interessanti troviamo lo Smart Select, che permette di selezionare una parte di schermo e salvarla, per poi inviarla o condividerla con chi preferiamo. Selezionando il tasto sinistro, apriamo invece le applicazioni aperte in background, che come potete vedere sfoggiano il nuovo design di Google Material Design, ovviamente in versione Samsung. Vediamo le varie finestre in schede, tra le quali possiamo sfogliare comodamente con la S Pen o con le dita. Il display del Note 4 è delle stesse dimensioni di quello del Note 3 di 5,7 pollici, ma la risoluzione è in QHD, che rende le immagini ancora più brillanti, i colori ancora più saturi e notate da vicino i contrasti e la perfezione delle immagini. Samsung ha davvero superato se stessa questa volta. La fotocamera principale del Note 4 ha la stessa risoluzione di quella dell'S5, ovvero 16 megapixel. Le funzionalità e le modalità di scatto sono rimaste le stesse. Per quanto riguarda le immagini però, la messa a fuoco è molto più veloce grazie allo stabilizzatore di immagini. La fotocamera frontale è stata invece aggiornata a 3,7 megapixel, che permette di scattare selfie ancora più luminose grazie anche all'angolo di apertura maggiore. Il sensore del cardiofrequenzimetro sul retro permette inoltre di scattare immagini in modo molto più comodo e veloce. Per quanto riguarda l'applicazione, può essere invece rimpicciolita in modo tale da permetterci di visualizzare il resto dello schermo, semplicemente trascinando il dito dall'angolo destro verso il basso. I microfoni del Note 4 sono ben tre, due lungo il lato inferiore e uno sul lato superiore. Questi permettono di cancellare in modo molto più efficiente i rumori in background e grazie ad una nuova funzione introdotta nel Note 4 possiamo registrare interviste. Purtroppo, durante il breve tempo in cui abbiamo testato il Note 4 all'IFA 2014, questa funzione non ha funzionato perfettamente, ma staremo a vedere più avanti. Per quanto riguarda la batteria, questa è rimovibile e possiede ben 3220 mAh. Grazie ad una funzione Quick Charge, Samsung promette una carica velocissima del 50% in soli 30 minuti. Naturalmente la batteria, così come il software e le prestazioni, dovremo analizzarle in modo molto più approfondito una volta che riceveremo il dispositivo in redazione. Nel frattempo, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale.